del 1050, costruita da uno che ha preceduto un po' Federico II, no? Un ricco di, ricordi dove, di Svezia, non so di dove era. Quindi costruì questa chiesa, la donò ai padri benedettini, che fece il convento, sta un avanzo di convento qui, in quella zona, tutta quella costruzione, è stato ricostruito un piccolo pezzo del convento. Invece la struttura che sta nel bagno, nella cucina, è una cosa nuova per mettere, quando viene gente e altre cose, un certo, devo dire, certe necessità, materia da mangiare e altre cose. Quindi questo poi, cosa molto breve, la chiesa era tutta affrescata come questo affresco che sta qui, che tra l'altro ha perso pure tutti i colori, è rimasta la parte, diciamo, di preparazione del colore, però si nota ancora Cristo quanto creatore, Cristo in centro, poi c'è la Madonna, la Deesis, in preghiera, e qui c'è San Giovanni Battista, predicatore, quindi preparamento di Gesù. Invece qui c'è appena appena la Signora Benedetta, appena dei segni di Santa Scolastica, e qui doveva stare San Benedetto al lato. Qua è scomparso per tutto, tutti gli altri affreschi sono scomparsi perché il vescovo Pacecco fece pure tutto quanto, perché era forse ridotto male, e anche la copertura era con le travi e con le tegole sopra, no? Poi hanno fatto tutta questa cosa qui, è l'unica variante che c'è, con la torre alzata per necessità di difesa, dove stava la campana sopra, che solo avete sentito che vi ha invitato alla messa oggi. Tutto il resto, insomma, è quello che c'era, anche quei muri perimetrali. Adesso c'è questo luogo che viene frequentato per certe feste particolari, per esempio la Madonna del Popolo, la festa del melograno, la festa della mamma in maggio, e insomma per ricorrenze, quando capita, le persone vengono volentieri qui a passare un po' di tempo in serena, un atteggiamento così sereno, tranquillo. Tutto qui. Bene, io vi auguro un proseguimento della vostra giornata, sono contento che siate venuti qui oggi, vi ringrazio per questa preferenza, penso che siate stati contenti anche voi, perché tutto lo spazio è a vostra disposizione, e quindi vi auguro anche un buon pranzo e un proseguimento della vostra giornata. Grazie. Il Signore sia con voi. Grazie. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Nella gioia del Signore andate in pace. Grazie.